Andata e ritorno al lavoro a Venezia. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò la strada e i mezzi che uso per arrivare al lavoro e tornare a casa tutti i giorni. Partiremo quindi da Spinea, dove abito, in macchina per arrivare a Piazzale Roma al parcheggio. Sono circa 15 km da percorrere in 15-20 minuti, passando da Chirignago, Marghera, sfiorando Mestre, fino al Ponte delle Libertà, che collega la terraferma alla mitica Venezia. Dopo aver parcheggiato a Piazzale Roma, dove arrivano tutti i pendolari, mi dirigo a prendere il vaporetto pubblico, il 5.1, che parte circa ogni 20 minuti. Si parte quindi dal canale della Scomenzera, in cui avremo a sinistra il quartiere di Santa Marta, che prima o poi vi porterò in un video, e sulla destra abbiamo il porto di Venezia, che fino a un paio d'anni fa brulicava di navi da crociera, ora è un po' deserto. Entrati nel Gran Canale della Giudecca, proseguiremo dritti fino alla meta, godendoci a destra la mitica Giudecca di cui ho fatto un video che vi linko in alto a destra, in cui avremo di rilievo in ordine l'Albergo Hilton, la Chiesa del Redentore, il ristorante Chips, per finire con l'Isola di San Giorgio, di cui vi linko un altro link in alto a destra. A sinistra abbiamo in ordine il Terminal di San Basilio, che offre assistenza alle navi da crociera più piccole, e la mitica passeggiata dei veneziani delle Zattere, in cui dovete provare assolutamente la gelateria Nico e il suo gianduiotto. Proseguendo per tutto il canale, lasciando a sinistra la punta della dogana, posto panoramico da visitare, sbucchiamo infine nel bacino di San Marco per arrivare a uno dei posti più belli di Venezia. Infatti, prima di arrivare alla meta San Zaccaria, avremo a sinistra Piazza San Marco, il Palazzo Ducale, il Campanile, tutto a 5 minuti dalla nostra meta.
qui che sia mattina o pomeriggio l'obbligo di un caffè con una pastina, nella mia pasticceria preferita, e poi subito al lavoro. Per quanto riguarda il ritorno, la maggior parte delle volte, che sia dopo pranzo o alla sera, si torna a piedi per una bella camminata di circa 40 minuti, passando per Campo San Giovanni e Paolo, San Bartolomeo, Rialto, San Polo, i Frari, per finire a Piazzale Roma. Nei giorni più fortunati si può avere un passaggio da un collega in barca, che alla sera è uno spettacolo, per tornare in macchina in soli 15 minuti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi, come al solito, ci risentiamo al prossimo. Ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché, se volete, potete offrirmi un paio di caffè. In più avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo. E potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!